Siamo al cantiere comunale qui allo Stecco di Figline in Cisa Valdarno, siamo con la sindaca Giulia Mugnai, facciamo un po' il punto della situazione della giornata di oggi che è stata piuttosto pesante, soprattutto per Figline in Cisa Valdarno, perché abbiamo visto che nelle altre zone della nostra vallata non ci sono stati grosse criticità, ma qui a Figline in Cisa, insomma, qualche problema c'è stato. Sì, purtroppo la piena dell'Arno in questo punto del territorio ha raggiunto proprio il picco di massima, quindi la massima piena ha provocato anche una situazione di criticità, soprattutto in alcune vie che hanno il sistema fognario ad un livello più basso del livello che ha raggiunto oggi l'Arno. Pertanto nell'area del retro della stazione, quindi via Don Mazzolari, Piazza Caduti di Piandalbero, ma in particolare via Arno, hanno trovato veramente delle difficoltà perché diversi fondi si sono allagati, compresi alcuni su via Bianca Pampaloni. Tuttavia è da ieri pomeriggio, quindi da sabato pomeriggio, che noi monitoriamo la situazione e le nostre squadre sono state attive tutta la notte e quindi anche nella giornata di oggi per cercare appunto di monitorare completamente la situazione, distribuire sacchi laddove era possibile e anche intervenire successivamente con le pompe idrovore. Purtroppo nel momento di picco di piena massima, cioè nella tarda mattinata di oggi, non si poteva intervenire con le pompe proprio perché bisognava che l'Arno si riabbassasse. Siamo intervenuti anche su cinque situazioni di piccole frane nel territorio, quattro già risolte, quindi non ci sono problemi della viabilità, invece resta chiusa al momento la strada che dall'entrata successivamente a San Michele porta Poggio alla Croce. Quel tratto di strada ad oggi è chiuso, domattina ci sarà una valutazione più complessiva sulla situazione di quella frana per poter riaprire la strada il prima possibile. Restano chiusi soltanto i sottopassi del Tautec, diciamo, quindi dal parcheggio dello stadio in zona stazione, e quello in via Garibaldi che conduce ai piani a Incisa. Ad oggi la situazione è quella della criticità che hanno avuto su alcuni fondi alcuni nostri cittadini, per i quali appunto ci attiviamo e ci stiamo attivando per garantire loro degli interventi quanto più celeri possibile per togliere l'acqua dai loro fondi, e